Ciao a tutte ragazze, benvenute e bentornate sul canale. In questo video andremo a fare i numeri di Terminator dal numero 8 al numero 9, quindi solo due semplici numeri. Andiamo a vedere il numero 8, i componenti. Allora, abbiamo i componenti del pollice destro della mano destra e il palmo della mano destra, che in questo caso è fatto in semplice plastica cromata. Però in alternativa il pollice è fatto in metallo. Allora andiamo a vedere i vari passi molto velocemente. Allora dobbiamo prendere la punta del pollice, che è questa qui, fatta in plastica, e accoppiarla con questo elemento che si chiama il connettore. Semplicemente così. Con o senza colla. Aspettate, vediamo, metto un po' più chiaro. Ecco qua. Con o senza colla. Molto semplice. Secondo passaggio, dobbiamo mettere tutti. Allora, mi sono segnato 8, 11, i manicotti in plastica, che sono questi qua, nei connettori 8.7. Oppure 8.8, che è questo qua lungo, che va accoppiato con l'8.13. Eccolo qua, così. Ecco qua, così. Ok, molto semplice. E il resto dobbiamo fare con gli altri connettori. Allora, 8.7 non ce l'abbiamo adesso. Quindi ci vediamo dopo alla fine del montaggio di tutti i connettori. Ecco qua, dopo aver messo i connettori in plastica, i manicotti in plastica nei connettori, dobbiamo assemblare la punta del pollice nella falange, diciamo, 8.2, che è il pezzo del pollice. In che modo? In questo modo qui. Allora, vediamo se è giusto qua. Così. Così. Ok. Vediamo, voglio vedere se è uguale. Sì, è uguale. È strano però. È così. Con questo connettore e con l'altro. Allora, vediamo intanto questo se entra. Sì. E dobbiamo mettere questo perno qui, molto piccolino, con un po' di colla. Quindi ci vediamo dopo alla fine del montaggio. Ecco qua, prima parte del pollice montato correttamente. È un po' lento, ma va bene lo stesso. Ora montiamo l'altra parte del pollice, che è questa qui, con il solito sistema. Quindi ci vediamo dopo. Ecco qua, secondo perno montato correttamente, molto più duro del primo. Passiamo all'ultimo perno, cioè questo qua, stesso sistema, ma dall'alto. Quindi ci vediamo dopo con questo perno. Ecco qua, pollice della mano destra attaccata al palmo della mano, questo è il risultato. Prossimo passo che dobbiamo fare, dobbiamo mettere l'indice che abbiamo assemblato nell'uscita numero 3 e dobbiamo mettere nel primo dito, in questo caso così, in questo modo qui. E naturalmente dobbiamo mettere il perno, quindi ci vediamo dopo. Eccolo qua, pollice e indice completato, però non sono soddisfatto del risultato, devo fare due modifiche, una all'indice e una al pollice che sono un po' molli. Quindi mettiamo da parte per adesso e andiamo a montare l'uscita numero 9. E abbiamo i componenti per il lato destro della testa, eccoli qua. E
Abbiamo questo pezzo in ferro, vedete? E questo pezzo interno fatto in plastica, sempre cromato. Andiamo a vedere cosa c'è da fare. Oh, molto semplice, dobbiamo mettere questo pezzo con i meccanismi nella parte interna, in questo modo. Allora, così ci sono due perni, quindi dobbiamo mettere due semplici viti. Quindi a dopo. Eccolo qua, parte destra della testa montata molto velocemente. Ecco il risultato, molto bello. Quindi lo teniamo da parte, la prossima volta modificherò le dita. Quindi per questo video è tutto, grazie per la visione, a presto, ciao!